cantante hip hop nata in Francia di origine cilena. La sua hit 1977 è ai vertici delle classifiche radiofoniche del già disco d'oro in Italia. Il 22 aprile è stato pubblicato il suo album 1977. Ladies and gentlemen, please welcome Anna Tijoux. Welcome, Anna. Thank you for the amazing presentation. Thanks. Thank you. Okay, let's organize ourselves. We're Italian. You're born in France, but your parents are from Chile. So, which language do you want to speak? German, of course. No. Okay. Io avevo studiato spagnolo, ragazzi. Io non parlo spagnolo, ma non possiamo parlare un petit de français. On peut parler français. I speak Spanish, English, more or less, and French. Allora, ragazzi, okay. Sullo spagnolo io e Ivan siamo ferrati. Un, dos, tres, un no. Pasito bailante, no. Maria. No. Allora, invece di essere italiano, è nato in Francia, ma io devo dire una cosa. Perdonami, il resto di che tengo. Non ha capito. Non ha capito niente. Vergogna. È la prima figura di merda. Facciamo così, le abbiamo provate tutte. Parliamo inglese, perché lei è nata in Francia, i genitori cileni, parla francese e spagnolo, però anche l'inglese, con l'inglese ce la caviamo. Piano piano e andiamo. Anche perché è l'unica lingua in cui ce la caviamo, perché con l'italiano. Ok, so Anna, your song 1977 is a gold record here in Italy, and maybe people doesn't know that the song was published for the first time in 2009, isn't it? Yes. And what happened? Maybe no one, you know, listened to it, and now it became a real top success. Of the charts song. What happened? Yeah. I thought that you was going to tell to me what happened, because I really don't know what happened. Cool. Ok, no, dicevo, la 1977 è stata pubblicata nel 2009 per la prima volta. Sì. Ho detto, ma perché nessuno se n'è accorto prima magari? Cioè adesso è diventata una hit pazzesca. E come mai non ha funzionato prima, invece adesso boom? Lei dice, cavolo, spiegamelo tu. Speravo che me lo diceste voi, perché io non riesco a capirlo, però fortunatamente un successo incredibile. Yeah. And we know that in 2000... Si dice meglio tardi che mai. Assolutamente, va assolutamente. Bene. So congratulations. It's, thank you so much. We know that in 2010, Tom York from Radiohead, he published a list of his favorite songs, and 1977 was in that list. So yes. How did you feel about that? Wow, I feel blessed. I mean, like, he's an amazing singer, an amazing musician, and so super happy, because he's like those kind of musician that make, I think, all the difference in this industry also. Did you know him? Do you ever met him? No. No. Tom York, se sei all'ascolto, Anna Tijoux ti vuole conoscere. Esatto, perché Tom York dei Radiohead ha fatto compiato una lista delle sue canzoni preferite dell'estate nel 2010, e c'era la sua canzone di Anna Tijoux, wow, nella lista. Cavolo, giustamente lei dice, mi sento come benedetta in qualche modo. Che poi Tom York non è uno che è, diciamo, è famoso per avere ascolti allegrissimi, quindi cioè, nel senso, ben venga che ascoltava 1970. No, ma soprattutto è uno che non si lascia andare a complimenti così gratuiti, quindi vero, questo vero. Complimento è vero e proprio, vero. Ragazzi. Anna, you have a very particular history, because when you were not born, your parents, they escaped from Chile, and they went to live in France. So I can imagine that you haven't seen, when you were a baby, maybe your relatives in Chile, and I can imagine that your songs talk about even these things, isn't it? I mean, like, I think when any person that got a strong history in the family, even everything that we do and with our education, like, at the end, like, influence everything, who you are and what you do. Yes. You know, so in my case, like, of course, that influence not only my music, but my vision of the world. Uh-huh. Mm-hmm. So and you prefer, you feel much more French or... No, super chilena. Okay. Okay. Lei è una storia molto particolare, perché quando non era ancora nata, i suoi genitori scapparono praticamente dal Cile, perché c'era la dittatura dal 1973, e si rifugiarono in Francia, dove poi lei nacque. Ovviamente... altri suoi parenti rimasti in Cile, lei poi non li ha visti per moltissimo tempo, è tornata lì solo nel 93, quando la dittatura è finita. Cosa succede? Che giustamente questa cosa qua poi influenza un po' la tua, oltre la tua vita e appunto i tuoi pensieri, lei che è una cantante e autrice influenza anche ciò che scrivi, ciò che canti, e quindi sicuramente tutta la sua storia era chiusa all'interno delle sue canzoni. Certo, e poi giustamente gli dicevo, ma a questo punto ti senti molto più francese perché sei nata lì, comunque sei cresciuta lì, no, assolutamente cilena, non c'è niente da fare. La diplomazia a lei non piace, non no, mi piace no, beh, questa espressività. Giusto. And which was your first approach with the music? The day when you say I want to sing, I want to write lyrics in my life. I think it was when I listened like some composer from Brazil, uh-huh, when I was younger, very young. Almost as you. No, I'm almost 30 years old. I'm not so really? I'm not so young. You look like 50. I'm 29. Thanks. That's nice. I mean, that's thank you. At the end, like, it's better to look like younger. But
I think when I listen like amazing composer and from Latin America and then mm-hmm. when I listen rap French rap I think. Ah, also. Ok. Oh, well. Quindi si è approcciata alla musica da giovanissimo, ovviamente, avvicinandosi a molti compositori latinoamericani e soprattutto il rap francese, cioè da lì ha deciso hip hop è quello. Tra l'altro il rap francese ha influenzato tantissimi artisti anche italiani, cioè so di molti rapper italiani che ascoltano quasi esclusivamente rap francese. Cool. Rap francese, ragazzi, non è da sottovalutare, conviene che lo ascoltiamo anche noi. È rap futuristico, quindi schifistico. So Anna, if you want to sing live your super hit 1977, this studio is for you. Now we have a guitarist right here, you can come here. Ok, adesso farà una piccola esibizione, piccola no, una super esibizione live. Abbiamo qui anche il suo chitarrista che si sta approcciando alla chitarra. E poi fantastico, qui facciamo tutto in tempo reale, neanche il tempo di sistemarci, e siamo pronti per un'esibizione live. Dani sistema il microfono ad altezza il grande puffo. Ok, ok. Here we are, Anna Tijoux, 1977. In versione acustica, Italia. Bravissimo. Grazie per l'applauso. Ok. 1970. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado ya en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nací a llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Así sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la pequeña del gran texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas creen el daño, subir peldaños toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio quisieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. Que 1970 y 1970 y 1970 1970 1977, no me diga no, que no lo presiente. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1970, no me diga no, que no lo presiento. Que okay. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Para toda la gente de Kiss Kiss FM. Mi adolescencia fue una etapa bizarra. El cuerpo es batería y la cabeza guitarra. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila en la verdad nunca su susilla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva. Ok, en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso mono. Tono, colores, policromo, los uniformes de poco tono, de tono, mi cuestionamiento, la voz y sonó, oh, mi primera rima que sonó y me enroló. Búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario que marcaba ya mi fallo, que así que tú hablas más de lo necesario, oh, fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970, 1970, 1970, 1970, 1977, no me diga no, que no lo presiente. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1970, no me diga no, que no lo presiente. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Oh, a
looks pretty cool. Thanks. I heard your salutation to the radio too in your freestyle, isn't it? I don't understand. I heard Kiss Kiss FM. Ah, sì, on the lyrics. Who say that? That's not me. Fantastico. Addirittura nell'esibizione c'è stata una dedica. Sta loco italiano. Pretty cool. Complimenti. 1970. Mille grazie. Thanks a lot to the guitarist. Yeah. What's your name, man? Cristobal. Ok, grazie anche al chitarrista e ovviamente ci ha messo anche del suo e ci mancherebbe. Ok, we have to go to the spot, isn't no, it? No. Ok, we can talk. Ok, so let's make a little game. Facciamo un piccolo gioco? Sì, certo. Vi va? Non ti devi preoccupare, Anne. You don't worry. Because we do now a little game. Ok. We are good people, eh? Okay. Don't worry. I don't believe this, but okay. Okay. So, 1977 it was. Aspetta un attimo, cioè, nel senso, noi abbiamo preparato una sigla per i nostri giochini. Ok. Chico, ce la puoi mandare? Grazie. Adesso in Finlay si apprestano a fare il loro simpaticissimo gioco riservato agli ospiti. Sì. Fate finta che sia divertente. Ma non è mai divertente, pirla. Grazie. Allora, 1977 it was your born date. Uh-huh. Okay, but we want to know you if you have knowledge. A perfect knowledge of the other years talking about the history of music. Go. Okay. So go. Allora, vediamo della serie tolto il dente e tolto il dolore. Allora, su 1977 sa tutto perché è la sua data di nascita. Vediamo se anche negli altri anni della storia della musica è competente. Preparate. Giusto, così giusto. Giochiamo. Va. So, in which year the concert of Woodstock take place? I know, 1977. Not true. Sì, of course, 77. It was 69. No, 77. Vuole aver ragione. In che anno c'è stato Woodstock? Nel 69, ovviamente. Ma 77 lo stesso. Ha ragione. Ci sta. Penso di aver capito a cosa vuole giocare. Ho capito anch'io. In which year the rapper's Delight, the most important rap song ever, is published? 1977. Ok, bravo, bravo. Giusto. Era il 79, però gli andiamo buono lo stesso. Infatti, dai, di due anni ci sta. In which year Queen Concert and Wembley take place? È solo se, I know it. 1977. Giusto. Poi era l'86, però in spagnolo si dice 77. Sì, perché anche poi devi fare la differenza meno 11. C'è tutto un calcolo. In which year did Nirvana Nevermind came out? No, eso sí que no sé. Puta madre. Però io diria 1977. È sempre 77, anche se era il 91, però anche il 91 in spagnolo si dice 77. Ma no, perché i Nirvana iniziarono 20 anni prima, tu non lo sapevi. Vero, vero. The last one, you have to know this, is the masterpiece of the world music. Yeah. In which year did Miley Cyrus lick a hammer? In Wrecking Ball. This is a masterpiece. Sì, no, è molto grande. Everybody care about this lady. Elle me sta dicendo 1977. Non è ancora nata. In che anno Miley Cyrus si è fatta questa leccata di martello? L'ho detto, è un masterpiece della musica, non puoi non saperlo. Oh, ragazzi, ma quante robe è successe nel 1977? Grazie, incredibile. Era tantissima. Giusto dedicare una canzone a questo anno importantissimo. Che annata, ragazzi. Ok, now let's be serious, sorry. Your new single is called Shock. Uh-huh. And we know that you made the video by yourself. I mean, I made a video with a friend. We was both of us working in this. And the video is about, the students who are fighting for their... For free education. Yeah, and you were in the protests with them. I mean, it's not... Everybody was in the protest. We are a small country. Cool. It's a very important thing, I think, for an artist, for a singer, to know the students, their world, and either... I don't want to be in debt for the study of my kids tomorrow also. Yeah. I mean, it's a topic that affects everybody. You know? I always say to my kid that they shouldn't not study in Chile. Not pay. Really? Yes. Ok, quindi il suo nuovo singolo si intitola Shock. Mm-hmm. Lei ha girato il video proprio da sola con un suo amico praticamente, e con degli studenti che stavano protestando per la libertà di conoscenza, appunto, la libertà di studio in Cile. E lei dice: no, è una cosa giusta. Io per assurdo non vorrei che i figli studino in Cile perché non le piace proprio il sistema educativo che c'è lì nel suo paese. E quindi è giusto che mi metto in prima persona per lottare e far sentire la nostra voce su questa questione. Esatto. Molto bene. Noi Shock ce l'ascolteremo tra un pochino. Nel frattempo, ci prendiamo un attimo
un attimo di pausa, ci beviamo un caffè con Anna Tijoux e torniamo con la musica di Biagio Antonacci. Oh, sentiremo. Siamo sempre qua con Anna, eh. Sì, 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 torniamo qui con Anna Effa. Don't worry. My S. Biagio Antonacci con Ti penso raramente, la musica più bella suona sempre e solo su Radio Kiss Kiss. Noi siamo qui con Anna F, ha fatto un live, abbiamo parlato Anna, sì, Tijoux, scusate, con Anna Tijoux. Sono confuso, sorry. I'm in confusion, sorry. Siamo qui con Anna Tijoux, sono completamente in confusione perché stavamo parlando anche di tantissime cose molto belle durante la pubblicità, stavamo parlando un po' della condizione dei nostri rispettivi paesi, insomma. Sì, esatto, perché lei ci ha chiesto subito, vedete come veniamo visti dall'esterno. Sì. L'Italia è in crisi, giusto? Sì. Perché la Chiesa non fa nulla per aiutare il popolo italiano? Visto che il Vaticano è uno degli stati più ricchi al mondo. No, ecco. Si parlava della tassazione sugli immobili del Vaticano che non parlano l'IMU o l'ICI. Però effettivamente il ragionamento ci sta, perché lei chiede, da persona cattolica e come lei, tanti sudamericani credono fortemente nella religione, in Dio e tutto quanto. Perché la Chiesa non dà una mano al popolo italiano che è in crisi? Ma non solo al popolo italiano, a tutte le persone in crisi, in difficoltà. Vero. Perché non c'è una mano concreta e non una preghiera e basta, no, quattro parole? Umanamente lo fanno anche, però giustamente lei diceva, perché anche i politici non, magari per dire questa cosa qua dell'IMU, dell'ICI, chiamiamola come vogliamo, la tassa sulla casa, non chiedono anche a loro di pagarla, cosa che non succede. Domande che rimarranno in vano senza risposta, ok? We were saying our point of view, ok? E piano piano capisci. Ok, ok. So, let's begin again talking about music. Okay. So, we know that you had some bands in the past. Yes. And you wrote the lyrics too, or yes, you played some instruments no, in the band. I'm more in the mood of writing lyrics. Okay. Yeah. And they were even hip hop yes, rap yes, bands. Yes. So and when was the first time you said, okay, fuck the bands, I want to be a solo singer? I mean, I can fuck the band because I'm with the band also. It's my name, but I work with a yes, lot of people, so okay, I can say fuck the band. Okay. I would love that would be so rockstar, fuck the band, but it's not the case. Fuck the band. Fuck the band. Okay. Kiss Kiss my fucking band. No. But no. I mean, I work with amazing people, and I think we arrive at a point with this hip hop band where we begin to have different tastes. Yes, musically. Yeah. That's yes, it. Ok, giustamente Anna Tijoux prima, come credo tanti artisti solisti poi abbiano iniziato, lei ha iniziato con varie band, aveva tre band in passato, poi gli ho detto, ma qual era il momento in cui ha detto, no, basta, band, non ne voglio più sapere, voglio essere un artista solista? Fa, no, non ho mai detto fanculo la band, insomma, perché comunque anche adesso, sì, sono un artista solista, ma ho dietro una band. Sì, sì, il suo progetto viene chiamato col suo nome, però effettivamente c'è una croce, c'è una band dietro che effettivamente certo, costruisce delle canzoni. Certo. Not everyone knows that you have four albums on your back, mm-hmm, isn't it? Yes. And if you look backwards, mm-hmm, to your first records, uh-huh, which are the difference you can find? That I used to rap like this. Really? Yes, my voice was like, "Sí, yo," like teenager voice. Really? No, I'm not like no. It was different the voice. And okay, you don't like your no, I think voice. It's hilarious. I laugh okay, about myself. Yeah, yeah. Which one we listen to our first records? Oh my God! What I was doing? What fashion? Lei ha quattro dischi alle spalle, non tutti lo sanno, perché ora è uscito appunto 1977. E noi italiani arriviamo sempre un po' tardi. Arriviamo un filino in ritardo. Però prima c'erano quattro dischi, Laurea, Chaos, insomma c'erano altri. Ma quando tu ti ascolti le cose vecchie, cioè come, che differenze trovi? Lei dice, io parlavo più giovane, fai questa maniera qua, e ti viene sempre da ridere quando guardi, cioè quando riascolti le cose passate. Non vuol dire che non ti piacciono, ovviamente, perché anche a noi capita, però dici, no, ma perché ho fatto quella roba là? Ma è normale, è naturale. Ora non vogliamo correre il rischio di farla ridere in diretta facendole ascoltare un suo brano vecchio, ci ascoltiamo il suo prossimo singolo. Questa è Anna Tijoux con Shock. Questo era Shock, il nuovo singolo di Anna Tijoux su Radio Kiss Kiss. It's a very good song. Thank you so much. We were talking, but I was listening by only one hand. Ragazzi, voglio fare io una domanda ad Anna, dai, visto dai, che sono grandissimo fan della serie TV Breaking Bad. Oh, bellissimo. E visto che 1977 è stato inserito appunto in una delle puntate, tra l'altro aveva una porzione anche infinita, tutta la canzone era stata inserita. Mm-hmm. Anna, your song no, 1977. Non c'è bisogno. Ha capito, okay, okay, ha capito. Ok. Quiero parlare italiano. Are you a fan of Breaking Bad? Yes, I'm very fan. I'm very fan. That's an amazing series, I mean. And it was too in FIFA, yes, in the game, yes, isn't it? Yes. I don't know, do you play video games?
No, I prefer live. Ok. To be honest, I'm sorry. La canzone era in Breaking Bad, poi è entrata anche in FIFA. Calcio, yes. Ovviamente Kai, Pedro e Ivan sono qua già quando hanno sentito FIFA. Avevo capito un'altra cosa, però. No. Ma poi lei, tra l'altro, è uguale. Tra l'altro, ha detto preferisco giocare a pallone dal vivo. Ma infatti, fuori onda, ragazzi, stavamo parlando anche di Coppa del Mondo, come lo dice Anna. E stavamo parlando dei difficili gironi che hanno. Che avranno a che fare l'Italia e il Cile, perché anche il Cile sarà in girone con Spagna, Olanda e Australia, quindi anche per loro non sarà facilissimo passare il tour. So Anna, your new album 1977 is out and you're gonna be in Italy for a show, for a gig. Sì, on, in July, in July. The 18th of July. Latinoamericando, vicino al Forum, vi do io le indicazioni. Yes. Anna Tijoux si esibirà al Latinoamericando il 18 luglio, quindi andiamola tutti a vedere, perché Forum merita. Di Assago, qui in provincia vicino a Milano, attaccatissimo a Milano. So we wait for you, we're going to come to Thank see you your so show. Much. The last thing, you can dedicate your Kiss Kiss My Ass to anyone or anything you hate. You are free. Okay, Italy. Can I have music like politician right now? I want to be the president. Vuole una musica politica se vuole sembrare il presidente. Querido italiano. Va bene. Cari italiani. Querido italiano. Ah, no. Essa no, hermano. Querido italiano. Perfetto. Okay. Querida Italia, viviamo un momento di crisi importante. Che sta facendo? So, kiss kiss my ass, Mr. Berlusconi. Thank you, Sean. Io non dico più niente. Allora, se dobbiamo tradurre. Sì. Cari italiani, viviamo un momento molto particolare di crisi. Cosa stiamo combinando? Cosa stiamo combinando? Il resto l'avete capito. Basta, possiamo continuare. Ho detto che la diplomazia non è il suo forte. Netta, chiara e decisa. Vabbè, ha dedicato così si Kiss My Ass a Berlusconi, che poi presidente non so di cosa, però vabbè, poi capiremo anche. One last really thing. Can you make a selfie with us? Wow. What? A selfie. A photograph with us. Ok, with us. Claro. Oggi facciamo una selfie in diretta prima di salutarci. Attenzione. Eccoci. Bellissimi, splendenti. Ci siamo. Sorridenti. Beh, bellissimi, insomma, mica tanto però. Ok. Ole. Cool. Muchas gracias. Thank you so gracias much. Grazie mille. Anna Tijoux, ladies gracias, and gentlemen. Gracias. It's been a big pleasure. Thank you. Ora in con Basket Case.